Siamo con il presidente della provincia di Reggio Calabria, Giuseppe Raffa. Sì, buonasera, siamo per ancora una volta a merito, ancora una volta un'iniziativa organizzata dalla FITAPA, da Giulia Careri, che ha l'obiettivo di valorizzare le eccellenze del nostro territorio. In questa occasione, così come in passato, sono eccellenze che purtroppo sono andate via dalla nostra terra, purtroppo ancora una volta si affermano fuori dai confini del nostro territorio, e questo non può che farci riflettere su qualche errore che è stato commesso e su come è possibile recuperare queste intelligenze che purtroppo non vanno via, che purtroppo vanno via da questo territorio. Ecco, è una lotta contro un esodo che forse sta acquistando caratteristiche bibliche. Tanti giovani e non solo altri professionisti vanno fuori alla ricerca di coltivare una speranza, e ci auguriamo che ci sia un'inversione di tendenza, perché se così fosse perdiamo il patrimonio più importante di questo territorio, che sono i nostri giovani. Ma è anche motivo di piacere, di meraviglia avere con noi nella nostra terra questi talenti, soprattutto poi ritornare nel paese nativo e illustrare alla gente militese ciò che sta facendo. Sì, naturalmente è un ritorno al passato, se così si può dire, anche alle proprie tradizioni, alle proprie radici. È un modo anche per valorizzare la famiglia, come in questo caso di Giuseppe Tarsia, che sicuramente si è molto sacrificata per fargli raggiungere questo obiettivo al figlio. Sono i valori della nostra terra e abbiamo il dovere di farli emergere in ogni occasione, e soprattutto abbiamo l'obbligo, come in questa occasione, di mettere in evidenza le nostre intelligenze, che sono tantissime. Soprattutto difendere il diritto alla salute, che è importante. Naturalmente, là ci entriamo in un campo molto più articolato. Il diritto alla salute nasce tutto dalla gestione della sanità, e devo dire estremamente fallimentare, non solo in quest'ultimo periodo, ma purtroppo ormai da tanto tempo. Magari questi giovani talenti potrebbero ritornare qui. E questo è l'auspicio e la speranza. Grazie.